Ciao brava gente, siamo qui con un'altra recensione del Moon, una recensione del Moon. Oggi recensiamo una pettolina con le tasche laterali, però vi do anche uno scoop. Mi ha detto la Mona Lisa che ha scoperto perché Kanke abbaia non morde, però non me l'ha voluto dire, ha detto che lo dice lei a fine video, quindi se volete saperlo guardate fino alla fine, sarà un video brevissimo. Ora vediamo come funziona questa pettolina con l'aiuto di Melita. Porta una birra, Melita, vieni, dai. Oh, brava la mia patata, guardate che figheria, ragazzi. Mi hai portato la birra? Mi hai portato la birra, ma brava, brava. Che ti prendi cura del mu e mi porti la birra. Oh, guarda. Ne abbiamo ancora dall'altra parte. Vieni qua. Oh, che. Adesso, lei è un po' impacciata perché non ho mai imbragata in nessun modo, quindi figuriamoci con queste sacche portaviveri. Però, vieni qua. Però trovo che sono una figata pazzesca. Allora, io l'ho preso questo perché vorrei tanto andare a farmi 2-3 passeggiate, volare con il drone, fare un pranzo fuori, e però cioè io non riesco a portare tutto. E allora si rende utile anche la mia medita. Bene. Allora, vediamo un pochettino come è fatto questo oggettino. 20 euro ragazzi, ce ne sono da 50, ce ne sono anche da di più, strafighe, strafigherrime, però se tu non la usi tutti i giorni, cosa che non penso, questa qui va più che bene, perché il materiale è robusto, è un bel telone, perché ha degli accorgimenti furbi, tipo lato cane è tutta imbottita, c'è una maniglia, c'è un gancio che non sta sul collo, questo sarebbe il garrese del cane, il gancio sta dall'altra parte. Ci sono dei rifrangenti che in condizioni di buio, se ci batte la luce sopra, la riflettono. E tu vedi dove va, dove sta andando il tuo animaletto con le tue birre. Queste sacche è impossibile sbagliarsi nel metterle perché una ha l'aggancio maschio, l'altra ha gli agganci femmina. Quindi quando vai a metterle sulla pettolina non puoi sbagliarti, perché qua entra e dall'altra ovviamente no. Cosa c'è che la fa costare 20 euro? Secondo me la manifattura. La fanno un po' in fretta perché i materiali mi sembrano validi. Cosa è successo a me? A me è successo che una di queste due tasche, quindi l'altra, perché io ho la fortuna del mu e becco subito le cose, questa qui non aveva la cucitura al fondo della zip. Quindi io quando l'ho aperta mi si è sfilato il cursore. Con l'aiuto di molti santi sono riuscito a infilarlo e poi gli ho messo una goccia di Artak, quindi adesso non capiterà mai più. Poi ho dato un controllo a tutte le altre cuciture, mi sono preso l'impegno che quando la uso tengo d'occhio le cuciture perché eventualmente evidentemente è il punto debole. Per il resto, per 20 euro io sono stra soddisfatto. Posso anche decidere di comprarla come unica pettorina perché può stare anche così, certo fa un po' sonaglio quando va in giro, quindi. Poi io non sono molto per imbragare i cani, però in una condizione in cui voglio farmi un'uscita, un picnic di sopravvivenza perché c'è il cataclisma e ho bisogno che anche il cane mi dia una mano a portare le cose, 20 euro ben spesi, presa, messa qui, so che ce l'ho e va. Ora spero che la Mona Lisa sia disposta a dirci perché Kanke abbaia non morto. Ciao Moon, ciao brava gente. Il motivo per il quale Kanke abbaia non morde è che non si parla a bocca piena. Ah, 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 ah.